Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dagli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che secondo quanto riferiscono fonti dell'ospedale San Raffaele di Milano ha trascorso una notte tranquilla. Al leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva, oggi hanno fatto visita il fratello Paolo Berlusconi e i figli Luigi e Marina. Passiamo ora all'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, un incontro bilaterale avvenuto oggi a Pechino, durante il quale i due capi di Stato hanno chiesto che si tengano il prima possibile i colloqui di pace per porre fine al conflitto in Ucraina, respingendo poi qualsiasi ricorso alle armi nucleari. In particolare, il leader cinese ha invitato la comunità internazionale a mantenere una moderazione razionale, a non intraprendere azioni che possano aggravare la crisi o portarla fuori controllo. Bisogna rispettare il diritto internazionale umanitario, ha detto Xi Jinping, bisogna astenersi dall'attaccare civili o strutture civili e bisogna soprattutto proteggere donne e bambini e tutte le altre vittime di conflitti. E poi in Francia tornano in piazza i manifestanti per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. La riunione tra i sindacati e la premier francese Borne, avvenuta ieri, si è conclusa di fatto con un fallimento. Tutte le parti restano sulle proprie posizioni. In particolare il capo del sindacato cattolico ha invitato i francesi a unirsi in massa ai cortei in tutta la Francia per dire no per l'undicesima volta ad una riforma che viene definita ingiusta e brutale. Chiudiamo con le parole di Papa Francesco durante l'omelia della messa crismale che apre il Triduo Sacro di Pasqua. Alla presenza di vescovi e cardinali, Bergoglio ha sottolineato che nella Chiesa occorre armonia. Stiamo attenti, ha detto il pontefice, a non sporcare l'unzione dello Spirito e le vesti della Madre Chiesa con la disunione, con le polarizzazioni e con la mancanza di carità e comunione. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.